Pertanto direi di procedere con il primo oggetto all'ordine del giorno. Si tratta di una interrogazione del consigliere Ricci rivolta appunto all'assessore Paparelli. Esuberi previsti presso lo stabilimento dell'azienda Colussi di Petrignano di Assisi. Informazioni della giunta regionale circa la possibilità di eventuali modificazioni all'accordo sindacale raggiunto volte a salvaguardare tutti i posti di lavoro. Prego sia gli interroganti che gli assessori di essere cortesemente, di rimanere nei tempi per dare la possibilità di avere appunto una ripresa che possa dare spazio a ciascuna interrogazione. Prego, consigliere Ricci. Grazie, signor Presidente dell'Assemblea Legislativa. Mi permetterà a inizio di questa seduta di Question Time di rivolgere gli auguri ai senatori e ai parlamentari eletti recentemente che rappresenteranno l'Umbria nelle sedi parlamentari, auspicando ad ognuno e a tutti loro insieme un buon lavoro anche per poter determinare proposizioni che siano utili alla nostra regione e insieme poter determinare anche nuove e più significanti opportunità, sempre di raccordo con i lavori della stessa Assemblea Legislativa. E in particolare rivolgo gli auguri al consigliere regionale Raffaele Nevi, che della stessa Assemblea Legislativa ha oggi determinazione e afferenza come neo eletto nel Parlamento della Repubblica Italiana. Mi sembrava doverosa tale premessa, seppur all'inizio della seduta di Question Time. Ringrazio per la disponibilità che ha enucleato già l'assessore con delega, in quanto, signori consiglieri regionali, ogni posto di lavoro oggi è sacro. Ogni posto di lavoro oggi è sacro e guardando ai dati dello sviluppo socio-economico della nostra regione negli ultimi 10 anni emerge da diverse direzioni che noi dovremmo recuperare gradualmente per ritornare a quelli che erano i livelli di posizionamento pre-crisi, almeno e circa 15.000 posti di lavoro. Dico potenziali perché i modi per misurarli sono molti ed eterogenei, ma ogni posto di lavoro è sacro. Per la verità e anche per essere molto preciso, io ho molto apprezzato nel corso degli ultimi 20 anni le attività del gruppo Colussi, perché anch'esso rappresenta un valore significante e importante della nostra regione in un quadro nazionale e internazionale. E ho apprezzato anche molto i livelli di posizionamento e sviluppo nel difficile e complesso settore alimentare, che anch'esso ha visto diverse problematiche negli ultimi, in particolare, 10 anni. Il gruppo Colussi ha aggregato molti marchi nel corso degli ultimi 20 anni, sviluppato numerose reti commerciali. La richiamo al rispetto dei tempi. Attivato anche reti di marketing strategico su scala italiana e internazionale e anche determinato una ottimizzazione gestionale e logistica. In relazione a questa ottimizzazione gestionale e logistica vi è stato un accordo sindacale che ha determinato un esubero di 120 persone e di esse poi ha incluso una risoluzione del contratto per 64 persone, come recita il punto 2 dello stesso accordo. Si domanda quindi all'assessore con delega quali possono essere e sono già gli ammortizzatori in atto e le forme compensative per tutelare tutti e 64 persone che sono stati oggetto di risoluzione del rapporto contrattuale e quindi avere una ricognizione complessiva a oggi della situazione con tutti quegli aspetti che il Consiglio regionale può determinare per sostenere
sia l'azienda che anche e soprattutto i lavoratori, soprattutto i 64 che debbono fronteggiare la risoluzione del loro contratto. Ho incluso qualche secondo aggiuntivo, ma perché mi sembrava doveroso fare gli auguri ai parlamentari e ai senatori della Repubblica eletti che rappresenteranno la nostra regione. Grazie. Grazie, prego Assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente, grazie Consigliere Ricci. Condivido il fatto che la Colussi di Pedrignano di Assisi rappresenta un punto di riferimento per l'industria agroalimentare umbra e dal 2014 aveva iniziato già un processo volto alla predisposizione di un piano industriale per investimenti complessivi di 40 milioni che purtroppo, anche avendo fatto ricorso alla cassa integrazione e ai contratti di solidarietà successivamente, non ha portato all'esito sperato, tant'è che il gruppo ha presentato un nuovo piano industriale nel marzo del 2017 che, unitamente ai nuovi investimenti, prevede per il sito umbro, prevedeva una riduzione in termini di tipologie di prodotto con un ridimensionamento dei volumi complessivi e una diminuzione dell'organico. In questo scenario noi abbiamo monitorato costantemente e puntualmente attraverso numerosi incontri con le parti, nel corso dei quali abbiamo manifestato la disponibilità a supportare il piano di rilancio industriale con la strumentazione disponibile al fine di dare continuità e prospettiva al sito e scongiurare interventi sui livelli occupazionali. Nonostante questo, l'azienda il 10 ottobre ha aperto la procedura di licenziamento collettivo per 125 lavoratori e dato avvio alla fase sindacale di consultazione tra le parti. Il confronto è stato condotto faticosamente con un accordo che prevede l'uscita di 64 dipendenti, di cui 59 operai. L'accordo prevede nello specifico per una decina di operai che sono in condizione di poter agganciare il pensionamento la possibilità di un incentivo di 7.000 euro più il ricorso alla NASPI. Per tutti gli altri, in caso di dimissioni volontarie, è previsto un incentivo di 20.000 euro per ciascuna unità. L'azienda si è inoltre impegnata per ciascuno di loro a, in ragione dell'adozione di un nuovo modello organizzativo, un programma di formazione e riqualificazione professionale alla luce delle nuove esigenze produttive ed organizzative. L'esito e i contenuti dell'accordo sottoscritto è stato votato con larga maggioranza dall'Assemblea dei lavoratori, che rappresentano il momento di sintesi del dialogo instaurato tra i lavoratori con mezzi propri e l'azienda. La Regione, tenendo conto anche delle criticità emerse in altre aziende dell'agroalimentare umbro, ha messo in campo un tavolo specifico di confronto con le parti sociali per approfondire queste tematiche dei grandi gruppi umbri, dei quali ormai di qualche giorno l'accordo raggiunto con la Perugina Nestlé, e l'obiettivo in questo caso di giungere alla definizione di un accordo in quadro di rappresentare le esigenze dei diversi soggetti in campo. Ovviamente obiettivo primario della Regione è quello prospettato nell'interrogazione del Consigliere Ricci, cioè di salvaguardare e tutelare i lavoratori soggetti ad uscite dal processo produttivo contenendo i conseguenti impatti sociali. In questa ottica abbiamo provveduto, provvederemo a sostenere i lavoratori Colussi che usciranno dal processo produttivo attraverso la rete dei nostri servizi per l'impiego competenti, attraverso un progetto specifico che abbiamo attivato con Italia Lavoro per attivare tutti i percorsi di politica attiva a partire dall'assegno di ricollocazione e dall'utilizzazione degli incentivi che all'uopo possono essere utilizzati, regionali, cumulabili con quelli nazionali, per supportare la ricollocazione di questi dipendenti. Progetto che devo dire stiamo sperimentando con altri gruppi, tipo quelli della ex Novelli, che sta dando dei buoni risultati che annunceremo nei prossimi giorni. Quindi è obiettivo comune seguire uno per uno ciascuno quelli che saranno, poi che sceglieranno di uscire dal processo produttivo, accetteranno l'incentivo, in modo tale da poterli seguire con i nostri servizi per l'impiego. Ma visto che il consigliere Ricci aveva consumato tanto del suo tempo, gliene do pochissimo, prego, vada. Per ringraziare l'impegno che ha preso di fronte all'Assemblea legislativa l'assessore con delega,
rispetto ai 64 che hanno avuto la risoluzione del rapporto sui 125 iniziali che determinavano tale problematica. Io voglio assicurare che seguirò personalmente i quadri evolutivi del tavolo correlato anche con le sigle sindacali affinché ciascuna delle persone dei 64 possa trovare una opportunità seria ed integrativa rispetto a posti di lavoro che, ripeto, ciascuno di loro oggi ha un valore sacro che rappresenta l'impegno prioritario di ciascuno di noi e della stessa Assemblea Legislativa dell'Umbria. Grazie. Grazie consigliere Ricci, mi scuso se le avevo in maniera automatica tolto la possibilità di replica, ha interpretato il sentimento di ciascuno di noi nell'essere vicino ai tanti lavoratori che hanno questa situazione e che in qualche modo adesso con l'oggetto numero 143 presentato dal consigliere Squarta ripetiamo per altre situazioni del nostro territorio. Il tema è chiarimenti urgenti in merito al futuro dei dipendenti delle aziende IMS Isotta Fraschini, ex Pozzi di Spoleto. Prego, consigliere Squar. Grazie, Presidente. È un'interrogazione che io rifaccio a distanza di poco tempo, però vogliamo che sul punto si faccia chiarezza, perché parliamo del futuro di decine, decine, decine di lavoratori e delle proprie famiglie. Credo che a questo punto siamo arrivati ad un punto di non ritorno per cui anche la politica non può rimanere ferma ed inerme. Con precedente mia interrogazione chiedevo all'assessore competente chiarimenti urgenti circa la situazione dei dipendenti dalla ex Pozzi in relazione a presunte manifestazioni di interesse. Comparto alluminio, circa 70 dipendenti in cassa integrazione straordinaria scaduta a ottobre 2017, e comparto ghisa, circa 150 dipendenti in cassa integrazione straordinaria in scadenza marzo 2018. L'assessore mi rispondeva testualmente: per quanto riguarda il comparto alluminio, la procedura sta avviando anche le attività che dovrebbero portare alla proroga degli ammortizzatori sociali al 31 marzo 2018, che non è una cosa scontata. Si danno per acquisite cose che invece, se non ci fossero stati questi passaggi, questa manifestazione di interesse, la procedura non avrebbe potuto attivare. Con riferimento al comparto ghisa, laddove fossero stati allineati i termini di scadenza della cassa integrazione, quanto alle tutele per i lavoratori, successivamente al 31 marzo, nell'ipotesi che si sta cercando di scongiurare di assenza di offerte vincolanti, la procedura di amministrazione, non avendo conseguito l'obiettivo della cessione dei complessivi aziendali, siti, si chiuderebbe e si aprirebbe la fase della procedura fallimentare. In questo caso per i lavoratori si avvierebbero le procedure per il licenziamento, con le tutele derivanti per gli stessi dall'accesso alla NASPI per un massimo di 24 mesi, oltre agli strumenti di politiche attive quali l'assegno di ricollocazione. Di tutto questo, vista la delicatezza, sono state e sono costantemente informate sia le istituzioni che le rappresentanze. È evidente che questo che ho citato alla fine non è un caso, un'ipotesi di scuola, perché noi auspichiamo e lavoriamo affinché questi mesi si possa concretizzare quello che non è stato possibile fare nei mesi passati. Atteso che ad oggi risulta che la cassa integrazione del comparto alluminio non sia stata rinnovata e che quella del comparto ghisa non verrà rinnovata, tutto ciò premesso, io interrogo l'assessore regionale competente per conoscere se quanto sopra risponde a vero e, in caso affermativo, quali passaggi intenda compiere per il futuro dei dipendenti della ex Pozzi. Grazie, prego assessore Paparelli. Sì, grazie Presidente. Vi rubo solo due minuti perché credo che sia necessario fare 30 secondi la storia, un pezzo di questa storia che procede da qualche anno. Isotta Fraschini occupa più di 220 dipendenti, di cui ricordava Squarta 75 a Spoleto, 150 a Dongo, mentre la IMS ha in carico oltre 170 dipendenti. La procedura di amministrazione straordinaria per le due aziende prende le mosse dal concordato presentato sulle due aziende nel novembre 2012. Dopo una lunga gestione, nel 2014 è stato dapprima revocato il concordato sui Isotta Fraschini. Il Tribunale di Spoleto nel 2014, dopo aver ricevuto le indicazioni dei tre nomi richiesti al MISE, ha avviato la procedura di amministrazione straordinaria. Nel frattempo la Casti S.p.A.
è stata avviata sulla Casti SP, su istanza della Casti SPA, è stata avviata la procedura di amministrazione straordinaria ex legge Marzano, con il perimetro e le vicende di cui si sta occupando l'autorità giudiziaria, che sono attualmente in corso. Le aziende in Umbria sono ferme da tempo, è stata attivata la cassa integrazione a partire dal luglio 2014. La situazione non è di semplice gestione, perché c'è da considerare la particolarità dei settori di riferimento, dove lunghe sospensioni dell'attività produttiva possono creare gravi difficoltà anche al recupero dell'attività dell'impresa stessa. I commissari hanno, sia per i sottofraschini che per IMS, hanno ottenuto il via libera alla cessione dal MISE dei complessi aziendali. In entrambi i casi è stato previsto che dalla cessione delle aziende rimangano esclusi gli immobili, per evitare un peso eccessivo rispetto ai potenziali acquirenti, almeno nella fase iniziale. Noi abbiamo proseguito costantemente l'avanzamento della procedura in raccordo con i commissari giudiziari, numerosi incontri tecnici per verificare possibili interessamenti con imprese e professionisti, che hanno portato anche diverse manifestazioni di interesse preliminare, che ha consentito la proroga dei termini degli ammortizzatori sociali, ma che non ha ad oggi, diciamo, ancora arrivato a un punto di manifestazione di interesse vincolanti, ma forse su qualcosa si starà, come vi dirò a breve, si starà sbloccando. Al 31 ottobre non risultavano formalizzate offerte vincolanti per l'acquisto dei complessi aziendali. Per quanto riguarda l'impianto di Dongo, era stata ricevuta una manifestazione di interesse di un gruppo cinese. Di recente, eravamo rimasti qui rispetto all'interrogazione ultima, di recente la procedura di amministrazione straordinaria ha riaperto la procedura pubblica con un avviso finalizzato alla presentazione di manifestazioni di interesse per il complesso aziendale di Spoleto. In esito a questa riapertura, che non è ancora scaduta, consigliere, la procedura ha ricevuto nel corso del mese di novembre una manifestazione di interesse, che avrà quindi accesso, ha avuto accesso al data room al fine di acquisire tutte le informazioni aziendali e sulle caratteristiche dell'azienda, che è ancora in corso. In esito a questo percorso, ai fini dell'avanzamento della procedura e l'eventuale avvio di trattative, dovrà essere formalizzata un'offerta vincolante che sarà valutata sulla base dei contenuti economici, dei livelli occupazionali previsti e delle caratteristiche dell'affidabilità degli eventuali offerenti. Noi siamo in contatto, le strutture tecniche, con gli organi della procedura per monitorare la situazione ed acquisire informazioni giorno per giorno. Rispetto al tema degli ammortizzatori sociali, i sottofraschini, è bene precisare che da informazioni assunte direttamente dagli organi della procedura, quindi dal commissario Manfredi, viene ribadito che tutti i soggetti a vario titolo interessati alla questione stanno operando al fine di verificare tutte le possibili opzioni finalizzate, come ci eravamo impegnati, all'allineamento dei tempi della procedura di amministrazione straordinaria di sottofraschini con quella della IMS, che verrà a scadenza il 31 marzo. Ciò consentirebbe la concessione da parte del Ministero del Lavoro della cassa integrazione straordinaria, peraltro già richiesta dalla procedura, ai lavoratori dei sottofraschini Spoleto, sempre fino al 31 di questo mese. Le determinazioni circa l'esito finale delle due procedure di amministrazione sono condizionate, come previsto dal Decreto Legislativo 270 del 99, dalla presenza di soggetti interessati a riattivare le attività produttive dei siti di Spoleto. A oggi l'ingegnere Ursino ci ha comunicato che nel corso di questa settimana l'investitore cinese potenzialmente interessato visiterà il sito di Spoleto e in esito a questa visita dovrebbe formulare la manifestazione di interesse vincolante, quindi facendoci fare finalmente, almeno sulla parte, uno dei passi avanti che stavamo aspettando. Per il resto siamo ancora in atto, come descrivevo, la procedura per la concessione della cassa integrazione fino al 31 marzo, del quale, diciamo, siamo fiduciosi che almeno questo si possa verificare. Noi abbiamo messo in campo tutto quello che era possibile, i commissari hanno attivato, diciamo, la procedura, ma c'è bisogno di quel passetto finale sia da parte del Ministero del Lavoro, che però ha bisogno, diciamo, di queste offerte almeno su una parte vincolanti, che, o comunque manifestazioni di interesse che gli consentano di. Ad oggi abbiamo l'accesso al data room, ma non è stata ancora presentata questa manifestazione di interesse. Grazie Assessore, prego Consigliere Squarta per la replica. Grazie Assessore, noi a questo punto aspettiamo l'esito fiduciosi di quello che ha appena detto, cercando di vigilare in maniera quanto più precisa, costante, puntigliosa, perché, ripeto,
parliamo del futuro di decine e decine di famiglie, quindi aspettiamo e staremo comunque lì noi pronti anche a eventualmente continuare in questa nostra attività di controllo.